Buon pomeriggio, ben arrivati a tutti a questo nuovo appuntamento della serie A Zero Impatto Web Series, che segna la ripresa di questi incontri, come abbiamo fatto a febbraio e marzo, a cadenza quindicinale, durante i quali andiamo a conoscere, abbiamo modo di conoscere un progetto che possiamo sicuramente annoverare tra le best practices nel campo della progettazione a zero impatto. Allo stesso modo, oltre al progetto, avremo modo anche di approfondire una tematica a carattere tecnologico che ci permetterà quindi di acquisire ulteriori conoscenze nel campo della progettazione a zero impatto. Come per chi ci ha già seguito nelle precedenti puntate, il caso studio naturalmente sarà presentato dalla voce di chi effettivamente l'ha progettato, quindi il progettista, e che quindi ha scelto anche in questo progetto di utilizzare, se volete, un approccio green, non solo in questo progetto, ma proprio anche in tutti i suoi lavori. La Zero Impatto Web Series fa parte della Zero Tour, della Zero Impatto Tour, che quindi ci ha visto nella scorsa primavera, appena trascorsa, in 11 province italiane a parlare, a condividere esperienze con voi, a Zero Impatto Tour in presenza, che poi verrà riproposto anche in autunno. Prima di iniziare, io vorrei ricordarvi che avete la possibilità di rivolgere le domande ai due relatori di oggi, che andremo ad incontrare tra poco attraverso l'apposita sezione domande. Oggi avete notato, collegandovi, che l'interfaccia di GoToWebinar è diversa magari a quella a cui siete abituati. Questa è la versione più recente, teoricamente più stabile anche per tutti voi. E potete trovare la sezione domande nella barra superiore dell'applicazione che si è aperta in quel riquadro fumetto che trova in pratica che all'interno ha un punto interrogativo. Per cui cliccando sopra si apre in pratica un piccolo menu alla vostra destra e lì potrete naturalmente andare a porre le domande ai relatori di oggi. Detto questo, appunto, in questa puntata avremo, come vi dicevo, vi avevo anticipato, due ospiti, che sono l'architetto Sergio Sabadini, che invito a ricollegarsi ad audio e video, e Claudio Pickler, presidente dell'Associazione Italiana Schermi e Membrane Traspiranti. Aspettiamo un istante, vediamo se riescono a ricollegarsi. Vedo Buongiorno a tutti. Sergio. Sì, allora c'è un piccolo ritardo, ma allora vi vedo e vi sento. Eccoci qua, perfetto. Allora, ben arrivati a tutti e due. Grazie. Con l'architetto Sabadini, Sergio Sabadini, oggi andremo a conoscere la riqualificazione di una cascina dell'Ottocento a Milano e invece poi successivamente con Claudio Pickler andiamo ad approfondire alcuni argomenti che sono proprio relativi agli schermi, alle membrane traspiranti. Allora, io al momento congedo Claudio, perché ritroveremo più tardi. Claudio, grazie, a più tardi. Grazie, a dopo. A dopo, ciao Claudio. Iniziamo un po' a conoscere il nostro ospite di oggi, prima proprio di entrare nel merito del progetto. Per cui vorrei rivolgere un paio di domande all'architetto Sabadini. Innanzitutto, Sergio, io vorrei che tu ci presentassi l'architetto, ma anche il professore Sergio Sabadini, di cosa ti occupi, eccetera. Diciamo che il mio percorso nasce ancora quando stavo facendo gli studi, o se vogliamo ancora al liceo, quando ho fatto dei campi scuola, diciamo in Francia, dove imparavo in cantiere alcune tecniche. Poi ho fatto un corso europeo in giro per l'Europa e in particolare a Bolzano, organizzato dall'INBAR. Da lì con questo diploma ho lavorato in questo centro ecologico Terre Vivante, che è stata un po' la mia palestra più bella e che mi ha entusiasmato. Da lì ho detto: so che cosa voglio fare nella mia vita. E in particolare
questo approccio bioedile, ma molto legato a far star bene le persone, quindi concentrato sul benessere, quindi sulla scelta dei materiali. Non è solo quindi un fattore diciamo di prestazioni pure, ma è una situazione anche diciamo psicopercettiva e di comfort dei materiali. Su questo però, siccome ho sempre nella mia carriera voluto sperimentare anche tecniche innovative, a volte rifacendomi a dei materiali ancestrali come la terra, a volte materiali vecchi ma utilizzati in maniera nuova come la canapa e così via, e ho voluto sempre testare. Quindi il mio ruolo di docente ma anche di ricercatore nell'ambito del Politecnico di Milano mi permetteva di unire la pratica della progettazione, quella della cantieristica, e una verifica di quello che si faceva sperimentalmente nella cantieristica, quindi nei miei cantieri prevalentemente, grazie all'analisi in laboratorio. E questo devo ringraziare tantissimi colleghi, docenti strutturati al Politecnico che hanno aperto alcuni laboratori e si sono appassionati a questi materiali. Tra cui Giovanni Dottelli, Marco Caruso, Nicola Cefis, Certo. moltissimi insomma. E quindi sì, questo ruolo tra studio di progettazione, che è la mia attività principale, e docenza e ricerca, che mi ha sempre accompagnato fino all'oggi in questo parallelismo. E quindi non ho mai visti, come dire, scissi le due professioni. Una è quella di ricercatore e docente, l'altra è quella di professionista. Le ho sempre abbinate e relazionate. Allora, volevo farti un paio di domande, ma effettivamente tu hai già dato risposta in modo esauriente, in questa prima domanda in cui hai presentato un po' di cosa ti occupi, come ti sei approcciato un po' a questo mondo che noi abbiamo dato una definizione molto generica che è green, però effettivamente tu l'hai ben contestualizzato. Volevo chiederti solo, una cosa. E poi iniziamo a parlare un po' del progetto che è oggetto del webinar di oggi. Cosa significa per te quindi progettare a zero impatto? Sì, è bella questa domanda perché in realtà io lo concepisco a 360 gradi. Quando parliamo di azero, mi ricordo innanzitutto uno slogan che avevamo in ABA, NAB, Associazione Nazionale Architettura Biologica, che era il minore impatto e non costruire, quindi zero costruzioni. Ma che non vuol dire che non bisogna per forza costruire, ma sicuramente il mio interesse primario è quello del recupero, ma anche del chiedersi e chiedere al cliente: è necessario questo intervento? Cioè, e se necessario, l'intervento edile, che comunque comporta tanto movimento di materiali, quindi impatto e tutto quanto, è necessario su tutto il corpo di fabbrica? Non possiamo ottimizzare facendo ad esempio un co-housing come il progetto che vi presento, dove molti spazi sono comuni e quindi si ottimizzano gli spazi, perché alla fine lo sappiamo, più volume facciamo o più volume anche recuperiamo e più impatto comunque facciamo, anche se siamo molto virtuosi. Quindi alla base lo zero è cercare di ridurre l'intervento in generale in maniera ponderata, quindi il ragionamento che si fa a monte col cliente è quello più importante. Poi è chiaro che non utilizzare fonti petrolchimiche che hanno grandi conseguenze anche a livello di guerre internazionali, come sappiamo bene in tutti questi decenni, ma soprattutto un qualcosa che andrà a finire, è doveroso sempre di più nei nostri interventi. Ma l'aspetto, e lo vedremo in questa cascina che di fatto è scollegata da qualsiasi fonte di gas o di petrolio, ma il tema vero è il cercare anche un aspetto di recupero. In questo caso parliamo di un recupero di un patrimonio non aulico, perché non è un edificio vincolato dalla sovrintendenza, però è un patrimonio che ha un suo grande valore, valore storico e valore anche edile, nel senso che sempre di più siamo stati abituati, adesso sempre di meno in realtà, a vedere
l'aspetto di efficientamento energetico, soprattutto in Nord Italia, da un punto di vista dell'isolamento. Invece è chiaro che recuperare spesso è un intervento economicamente di maggiore sforzo, però se lo vediamo in termini anche di inerzie termiche, quale edificio alloggi riusciamo a dare con una massa di 60 cm di muratura in laterizio pieno? Cioè, è una grandissima inerzia termica che sul lato estivo ci dà un sacco di beneficio. Quindi va vista anche da questo punto di vista, 360 gradi. Ma soprattutto l'aspetto più difficile per me è l'equilibrio che c'è in ogni progetto tra il tipo di intervento e quanto si interviene sull'edificio rispetto all'essere rispettoso dell'edificio stesso, che non vuol dire non intervenire anche abbinando parti di nuovo rispetto all'esistente, come in tanti altri progetti mi è capitato. In questo caso specifico, diciamo, ci sono molte dimensioni che rispondono a questa tua domanda, Lara, della zero. Da zero è anche avere un aspetto di impatto sull'uomo e quindi di farlo sentire bene a livello psicopercettivo con i materiali di cui parleremo in maniera più approfondita, quindi che hanno un aspetto di regolazione igrometrica, ad esempio, termoigrometrica, quindi che abbinano la termica, la relazione con l'umidità ambientale, la traspirabilità e così via, che sarà il grande tema che ci rilaccia poi all'amico Claudio Pichler, col quale ci siamo conosciuti proprio sulla terra cruda tantissimi anni fa. In un cantiere, però andando nello specifico di questo intervento ha delle valenze che seguono tra l'altro 8 principi che il Comune di Milano richiede e che non incentiva più di tanto, non sempre, no? Uno è quello del recupero delle periferie, ci troviamo nel Comune di Milano ma in area limitrofa tra i parchi. L'altro è quello della riqualificazione di edifici storici e dei contesti dei centri storici, perché è un nucleo storico, comunque siamo nel centro di questa località che si chiama Quinto Romano, che è fatta da un nucleo di vecchie cascine. Poi c'è l'aumento del verde, altro tema importantissimo per la qualità dell'aria e per il surriscaldamento degli spazi invece orizzontali. Non ad uso di verde e quindi asfaltati o cementificati. In questo c'è chiaramente anche gli aspetti di edilizia al 100%, con anche delle innovazioni tecnologiche che, essendo un co-housing familiare, poi racconterò anche questa storia particolare, perché ogni cantiere dipende anche dal tipo di committenza. In questo caso la committenza sono io e i miei fratelli, e quindi mio fratello si occupa di energie rinnovabili, fa progettazione e siamo entrambi tecnici, tra l'altro di una cooperativa è nostra, molto virtuosa su tutto il tema delle energie rinnovabili, e quindi insieme ci siamo confrontati su questo percorso. La cascina era estremamente ammalorata, aveva pochissime caratteristiche storiche originarie preesistenti, lo stesso ballatoio che caratterizza le case a ringhiera milanesi era stato il vecchio ballatoio in pietra, demolito per farne uno in cemento con pozzi termici e quant'altro, e quindi diciamo abbiamo salvato tutti i muri, ma la caratteristica estetica ci siamo potuti permettere di intervenire in maniera ampia, e quindi è stata un portare con questo recupero anche un'efficienza massima energetica, quindi una casa con parametri NZ. Faccio vedere qualcosa mentre tu ci descrivi un po' il Sì, progetto. grazie, Allora. grazie. Se parti col video io racconto Sì. sopra. Sì, allora io Perché partiamo? parto. Ecco, ho terminato, diciamo, prima quelle parole spese sulla cascina dicendo sì, ogni volta ci si confronta, in questo caso ci siamo confrontati e abbiamo visto che era possibile intervenire in maniera molto, diciamo, forte da un punto di vista energetico, fino ad arrivare da una classe chiaramente G profonda di un edificio in laterizio,
In questo caso c'è anche un recupero di sottotetto con una struttura a telaio in legno e qua vediamo a cosa siamo arrivati, quindi il principio fonti rinnovabili, efficienza energetica, impianti fotovoltaici, che pur avendo diciamo delle inclinazioni limite, perché l'esposizione non era buona, ma si dice esposizione non buona rispetto al sole. Ma in una pianura padana forse è più l'ombreggiamento e il difendersi dal sole che a volte conta. In questo caso, chiaramente, tutta la parte, diciamo, dell'energia rinnovabile è stata curata direttamente da mio fratello, che qua vedete nel video, e quindi il rapporto, in questo caso, vabbè, vedete anche un camino stufa con un'innovazione, diciamo tecnologica, di un intonaco ad altissima inerzia termica che per accumulo che distribuisce meglio il calore, l'utilizzo delle pompe di calore per l'acqua calda sanitaria, per le batterie di preriscaldamento o preraffrescamento, per la parte invece della ventilazione meccanica controllata che una casa semipassiva richiede. Qua vedete chiaramente l'essere sconnessi dalle fonti gas e petrolio, quindi con mezzi elettrici o con piastre induzioni per la cottura, e questo è il sistema che molti di voi conoscerete, sistema classico con accumulo sul posto, perché chiaramente l'autoproduzione è la cosa all'oggi più conveniente, anche se, come si discuteva nell'assemblea di Enostra l'altro giorno, ora stiamo svoltando con le nuove normative verso le comunità energetiche. Noi abbiamo sostanzialmente una nostra piccola comunità, nel senso che è una comunità di co-housing, ma sicuramente che può essere allargata all'intero quartiere. E già con i vicini stiamo pensando di poter proporre qualcosa di questo tipo. È stato oggetto questo recupero, diciamo, della cascina, è stato oggetto anche di una partecipazione a un bando comunale con un microfinanziamento, proprio per essere andati oltre i requisiti richiesti e verso una casa semipassiva. E questo, tra l'altro, è stato uno dei casi che il Comune di Milano poi ha voluto mostrare in alcuni convegni, proprio per una partecipazione a questo bando, non solo limitato all'energia, ma esteso anche a un approccio biennale a 360 gradi. Questo è importante dirlo. Quindi, ripeto questo concetto, è in questa cascina che siamo riusciti a ottenere dei risultati in ZEB perché era possibile intervenire in maniera più libera, più aperta, più incisiva e vedremo anche il motivo. Avevamo delle condizioni, lo vedremo poi nel prossimo video, che poi anche far partire, questi sono Va bene. impianti che comunque conoscete, impianti di ventilazione meccanica controllata. Abbiamo visto, ecco, il camino stufa che avete visto nel video è solo in un'unità, sono quattro unità immobiliari all'interno della stessa cascina con degli spazi comuni, quindi lavanderie, attrezzerie e così via. Ecco, qua vedete il contesto. Il contesto è che noi ci siamo rapportati alle gronde e ai colmi del vicino, quindi è stata un'operazione prevalentemente, preliminarmente urbanistica, di raccordare il tutto per dare una qualità, diciamo, dei raccordi, a partire da un'analisi storica, quindi dell'evoluzione della stessa cascina, che, come dice il titolo, è una cascina dell'Ottocento, di pochissimo valore, diciamo, storico, architettonico, se non di testimonianza. Ecco, chi la vedeva prima di ristrutturare, vede solette in cemento, tapparelle in PVC, seriamente anodizzati, quindi abbiamo salvato solo queste persiane da un punto di vista di contesto, queste persiane che abbiamo decappato e fatte aprire verso l'esterno per avere chiaramente seramenti in legno con triplo vetro e quant'altro. Il tema del co-housing è il tema forte, quindi oltre alla parte urbanistica è la parte di decidere quanto spazio possiamo risparmiare mettendo in comune molti locali. Tra le termiche anche un atelier, le attrezzerie, il giardino, biciclette, e poi oltretutto anche ricavare degli spazi, ad esempio quello in cui nel video parlo,
è uno spazio che sopra un garage ed è diventato il terrazzo della casa, molto utilizzato. La parte di autocostruzione è un altro tema importante, perché oltre ad essere un co-housing c'è una partecipazione diretta, chiaramente ci sono stati i subappalti per le opere edili, per le opere del tetto e per le opere impiantistiche, però noi abbiamo contribuito in molte lavorazioni, soprattutto di finitura e di gestione. Sostanzialmente io e mio fratello abbiamo lavorato, ci siamo presi l'anno sabbatico, qualcuno per prenderci in giro ci dice sabbatico. Però qua siamo intervenuti, diciamo, anche nella posa. Qua abbiamo un calcosilicato, poi il foamglass dietro per i ponti termici. Abbiamo quindi ricostituito il ballatoio in maniera moderna, con dei pilastri che scendono a terra per non avere ponti termici. Abbiamo gestito i ponti termici invece dell'attacco delle cutrelle verso la muratura. Pietre di luzerna secco. Qua vedete un po' l'omogenizzazione al contesto, quindi la strategia, no, di avere questa formula di copertura che si raccorda con l'intorno, delle tegole trasparenti che permettono di portare luce naturale verso l'interno, soprattutto le finestre che sono sotto la gronda del secondo piano, perché come ho già detto all'inizio c'è un recupero del sottotetto, e una piccola differenziazione che potete vedere tra, con lo stesso intonaco, che è una miscela fatta in opera a calce, tra la parte di recupero sottotetto, quella alta che è lamata, liscia, e la parte sotto che è frattazzata a spugna. Avete visto adesso scorrere delle immagini di queste tegole trasparenti in vetro che danno una bellissima luminosità diffusa, anche se lì sembra molto a quadretti, però in realtà, essendo satinate, le tegole danno questa illuminazione diffusa. Quindi anche la luce naturale è un aspetto estremamente studiato, a partire appunto dalla scelta dei locali, del portare la luce, delle velux abbinate però alle finestrate che danno sul cortile. Quindi questo doppio aspetto, no, dell'attacco a cielo attraverso le velux, che fanno in questo contesto dove abbiamo tantissimi ettari di parco comunale intorno, il bosco di città, il parco delle cave, il parco di Treno. Insomma, c'è molto passaggio di volatili e quindi il cielo è molto interessante per il passaggio anche degli uccelli migratori e va a avere la connessione a terra. Queste sono, diciamo, pavimento drenante, aumento di superficie verde, sono vari altri contenuti importanti, no, che il Comune di Milano ha in primis a richiedere. Vedete che il recupero, diciamo, a verde, adesso erano le immagini a video ancora appena finito il cantiere, ma adesso è tutto inverdito, sia i rampicanti che salgono sul ballatoio, sia i tetti giardino che sono dei veri e propri tetti giardino. Passerei al terzo argomento, con una descrizione sempre a video, che è un argomento molto importante, che noi abbiamo molto lavorato col mondo giapponese anche, quindi ho recuperato un termine giapponese che è sozai, un termine che mi è piaciuto moltissimo perché si affiglia molto a questa mia attitudine, no, di recupero. Qua vediamo dei pannelli prefabbricati in terra, lavorati con degli artisti che abbiamo presentato al Fuorisalone. Tra l'altro, sempre con altri webinar, diciamo, di Edicom, abbiamo presentato un libro della terra come terza pelle sugli intonaci e finiture, che è uno degli argomenti che mi appassiona. Ma qua abbiamo innovato, abbiamo testato quattro innovazioni. Una l'ho già descritta prima, che è legata a questo intonaco ad altissima inerzia termica, terra cruda legata al camino, un camino stufa, quindi un camino con refrattario dietro. Queste sono delle pannelli, prototipazioni che ho fatto di pannelli prefabbricati in terra cruda, fibrati, con fibre capillari. Questi sono altri pannelli invece faccia a vista per l'interior design. All'inizio vedevamo dei pavimenti magnesiaci con cocciopesto, e qua queste immagini sono molto interessanti perché è la prima sperimentazione di sufflaggio delle fibre di canapa direttamente. Io ho tratto molto l'argomento della canapa, anzi prossimamente è in previsione, già in laboratorio, un libro proprio con Edicom sulle tecniche in calcecanapolo e in canapa. E lì abbiamo testato appunto questi insufflaggi, ma anche pose a mano con diversi tipi di fibre di densità. Questo
E in particolare, insieme all'impresa Tolin dei Parquet, abbiamo sperimentato questa tecnica molto particolare del canaculo mineralizzato sfuso, secco, messo per isolare il pavimento. Quindi abbiamo inizialmente messo un letto di vetro cellulare che togliesse l'umidità di risalita e poi abbiamo fatto uno strato di 20 cm costipato il più passate, come avete visto, col millepiedi. Abbiamo calcolato, abbiamo fatto delle prove di carico per vedere che resistesse e vedere il costipamento. E quindi anche quella è stata una bella esperienza. Come si sa, quando si fanno esperienze di questo tipo, non tutte vanno a lieto fine. Devo dire che queste sono andate a lieto fine, ma semplicemente perché c'era molta cura nelle prove preliminari, cioè c'era molto lavoro a monte. Abbiamo fatto prove comparative con diversi materiali, diverse tecniche di costipamento. Qua sono il metodo dei parquet lasciato a secco, quindi su sabbia. Questo parquet in bambù con questi intonaci col bambù inserito all'interno, dei recuperi di davanzale con il taglio ponte termico, con sempre col conglass, pietre a secco, quindi recuperabili, pietre naturali, non il finto pietra che si tende a fare oggi. Quindi quando parliamo di sozzai, di elementi materia viva, materia vera, è questo, cioè riportare che un parquet è un parquet in massello e non è solo l'ultimo pochi millimetri che rappresentano il materiale, ma è l'intero parquet in rovere, maschiato, bisellato e spazzolato, la pietra è pietra naturale a spacco nel caso della luserna, oppure è spazzolata nel caso degli interior, i rivestimenti, mescole fatte in cantiere, questo è molto importante, cioè avere ancora quelle competenze o acquisirle nel tempo, anno dopo anno, per poter gestire le mescole, mescole in terra cruda, mescole in calcecanacolo, tutti gli intonaci, diciamo, la terra cruda è stata utilizzata per differenziare le parti nuove delle suddivisioni interne, con tantissime scelte, ogni mia sorella, nipote, fratello, ognuno aveva le sue scelte di materiali, di cromie e di texture, e quindi ogni appartamento chiaramente si è personalizzato, tutte le pareti, dove c'era la marmoratura perimetrale in laterizio, sono state rivestite invece in intonaci a miglioramento termico in calcecanaco. Il cappotto esterno l'avete visto, 20 centimetri esterno quando era possibile o interno quando eravamo a contatto con edifici di nido. Queste sono lavorazioni particolari dei pavimenti in cacciopesto, in cui abbiamo avuto anche famoso Danilo Dianti, uno dei massimi artigiani che abbiamo su questo argomento, dove abbiamo anche qua formulato le mescole direttamente posate in cantiere, in questo caso facendo da maestranze di assistenza al grande maestro Danilo, con tutte le lavorazioni a saponi, cere, spazzolature, cioè il piacere di imparare anche delle tecniche vecchie o di innovarne altre. E devo dire che poi uno le sperimenta giornalmente. Io ho sempre utilizzato i miei cantieri, però vederle ogni giorno, capire la manutenzione, tutto quanto è altro. Questa è una finitura che avevo inventato per il museo Don Bosco, Casa Don Bosco a Torino, dove negli spazi più sacri dovevano mettere le parole del santo dentro le murature. Quindi imparando anche dai giapponesi le tecniche di calce e cellulosa, abbiamo utilizzato appunto la cellulosa sminuzzata con le parole dentro e la calce, grassello, per fare queste finiture. La foto precedente sembra come dire, una forzatura di utilizzare maestranze minorili, in realtà fa parte della progettazione partecipata, e quindi è Tommaso che anche lui ha messo mano, così come tutti quanti, mia sorella, mio nipote, ha lavorato sempre al 100%, però c'erano anche le imprese, chiaramente tutto ciò che era più opere strutturali o opere che necessitavano delle certificazioni particolari erano fatte da professionisti.
Molto interessante anche la velocità, è stato fatto in due tranche questo intervento, prima il piano terra, poi c'è stato il Covid e poi siamo passati di nuovo post-Covid alla seconda fase, che è stata molto molto più rapida grazie, come vedete, a una struttura in legno, sia delle pareti verticali a telaio, gestita con MB Legno, un'azienda di Varese molto, molto performante. Qua abbiamo tutto invece l'isolamento che abbiamo poi realizzato noi con fibre di canapa, sia pannelli prefabbricati, sia queste tecniche messe in opera direttamente da noi o sperimentate con macchine di insufflaggio particolari. Questa è la posa del foam glass che è stata necessaria, diciamo, su alcuni fronti, soprattutto nell'attacco a terra. E vari riempimenti anche nelle intercapedine tra il muro, diciamo, nostro nuovo in legno e le cascine limitrofe, e quindi oltre a isolare la parte della struttura in legno, abbiamo isolato anche le intercapedine tra una struttura e l'altra. E quindi in questo caso vedete dei grani di sughero, ma anche in questi casi abbiamo ottimizzato calcecanatolo e altri impasti. Per concludere, anche c'è un altro aspetto che si lega alle emissioni zero, che è quella della gestione del materiale di scarto all'interno del cantiere. In particolare, una parete che abbiamo chiamato proprio parete CAM è stata gestita con gli sfridi dei pannelli di gesso cellulosa. E con gli sfridi dei pannelli di terra e con un impasto che univa la calce agli sfridi invece del calcio silicato dell'isolamento. Tutto questo ha permesso quindi un'ottimizzazione delle performance acustiche tra un'unità immobiliare e l'altro, messe in una certa maniera, quindi con una certa logica, con una certa graffatura e così via. L'immagine finale, che era un po' più sull'interior, fa capire che addirittura alcuni elementi di arredo sono stati diciamo, realizzati a partire dall'esperienza chiaramente dei concorsi internazionali di Terra Migaki Design, che coordino come coordinatore, diciamo, del team, ma anche con legni del posto, ovvero in sinergia col Bosco in Città, che gestisce la foresta intorno a Quinto Romano. Abbiamo acquistato delle tavole, le abbiamo piallate, lavorate nei loro laboratori per farne poi alcuni elementi d'arredo. Ecco, questo è un velocissimo excursus chiaramente in una cascina di questo tipo, che è oggetto anche molto di visite dei miei studenti o di altri, perché si presta molto anche a essere dimostrativa. Alcune pareti le abbiamo lasciate apposta visibili e dimostrative, proprio su queste tecniche, poi c'è molta documentazione, al di là oltre all'articolo che riassumo il tutto. Sergio, se vuoi, io ti condivido lo schermo, se vuoi far vedere qualcosa di specifico del progetto. Sì. Ok, dovrebbe essere condiviso adesso lo Sì, schermo. adesso lo vediamo. Perfetto, allora volevo riassumere semplicemente appunto queste tecniche innovative, cantiere pilota, bioedili, e vederle poi un po' nello specifico, però dopo lascio anche al pubblico richiedere alcuni approfondimenti o molto materiale, diciamo, che racconta il tutto. In particolare, dicevo, uno degli aspetti legato proprio alle tecniche, le vediamo qua, di insufflaggio della fibra di canapa, e quindi il primo step è stato quello di in qualche modo analizzare quali fibre potessero essere più utili. Abbiamo fatto delle prove prima manuali per calcolare i pesi specifici e confrontarli con quelli dell'insufflaggio. È stata una tecnica molto interessante che si è affiancata invece a una posa più tradizionale di materassini già prefabbricati.
L'altro aspetto, sempre in tecniche di canapa, come dicevo, c'è stato un lavoro preliminare molto meticoloso di test con diverse mescole, sia sughero che canapa, canapa con diversi leganti, per arrivare poi a definire la costipazione su questi 16 centimetri, individuare il materiale più idoneo e la tecnica di posa, quindi con costipamenti successivi. Fino ad arrivare alla posa dei pannelli distanziati di gesso a fibra e il vivo compattazione, e quindi su 16 centimetri c'era un costipamento su 300 kg al metro cubo di prove, di test, di carico che avevamo fatto preliminarmente di circa 9 mm. Quindi ne abbiamo tenuto conto in fase di posa preliminare. Molte delle mescole sono state realizzate anche sia con premiscelati, quindi ci sono vari materiali, sia confezionate in opera e posate direttamente, perché poi a seconda della finitura che uno vuole ottenere, ha dei momenti particolari per la spatolatura liscia, diciamo, la cosiddetta lamatura e così via, per ottenere delle texture che sono veramente interessanti anche a livello proprio percettivo. Gli angoli vengono tutti stondati, e il materiale si presenta a faccia vista. È un materiale che tra l'altro si può manutenere con delle semplici velature a calce, sempre, parliamo qua di grassello di calce e canapuli, e tutto, diciamo, l'appartamento nei suoi muri storici è rivestito con questo materiale che permette di avere sempre una sensazione di, riprendo il nome di un prodotto che aveva sviluppato un'azienda italiana, una mano calda, ovvero non avere mai la sensazione di muro freddo, e anche il parquet posato su sabbia ha questo effetto. Diverso è invece la terra, che ha un effetto opposto e che invece dà peso e inerzia termica anche interna, oltre alle murature perimetrali storiche. Diciamo, queste sono le principali tecniche che abbiamo sperimentato rispetto a quelle che ormai ho consolidato nel tempo. Il cacio-pesto con Danino Dianti e la calce cellulosa sono state molto interessanti, così come quando vi avevo mostrato, adesso vi riprendo alcune immagini, dell'intonaco ad altissima inerzia termica per il camino, eccolo qua. Questa è la fase delle varie pose, quindi abbiamo prima queste vertebre in refrattario che seguono e dietro le tavole in refrattario che fanno sì che, come una stufa Kachelofen, i fumi passano, riscaldano il corpo stufa che irraggia. Quindi in questo caso non è un termocamino che ha delle bocche di ventilazione per portare l'aria calda, ma è l'intero corpo che scalda. Per questo la forma è sinuosa, per poter avere più superficie di irraggiamento e per distribuirla da tutte le parti. E questi sono i test che abbiamo fatto, in cui si vede chiaramente con la termocamera come il camino acceso, chiaramente è la parte della bocca del focolare che è quella più calda e le parti limitrofe. Dopo 20 ore è il contrario, nel senso che la parte del camino, che ormai è spento da tantissime ore, è la parte più fredda, e tutta la parete è quella che irraggia, parete curva, come vi dicevo prima, con queste mescole che arrivano fino a 2800 kg al metro cubo. Quindi pensate che una malta viaggia tra i 1200 e 1600, a seconda se è fibrata, a seconda dell'aggregato che viene messo. In questo caso abbiamo quasi il doppio di peso specifico. Quindi io finirei qua, diciamo, la parte più di approfondimento, perché vorrei lasciare spazio alle domande, e le domande eventualmente, avendo sotto mano questa presentazione, posso andare anche a, se Certo. serve, a approfondirle con delle immagini che supportano e spiegano meglio. Perfetto. Allora, Sergio, ci rivediamo tra un attimo, perché allora a questo punto vado a coinvolgere Claudio, lasciando appunto Certo.
spazio poi anche a chi ci sta ascoltando per riflettere in un certo senso, per far proprio tutti i concetti che tu hai espresso, che tu ci hai raccontato appunto in questa tua esperienza di progettista, committente e anche appaltatore in un certo senso per certi versi. Per cui, Appaltato e appaltatore. infatti, tutti e due. Per cui lasciamo un attimo spazio anche a chi è collegato per formulare le proprie domande. E adesso passiamo un attimo da Claudio. Claudio Pickler, dicevo all'inizio quando ve l'ho presentato, presidente dell'Associazione Italiana Schermi e Membrane Traspiranti, con il quale andiamo adesso ad approfondire un po' di argomenti. Innanzitutto, Claudio, grazie di nuovo per essere qua con noi oggi. La prima cosa che ti chiedo è questa: ci dici chi è ASMT e qual è l'attività che svolge, quali sono gli obiettivi di questa associazione? Sì, buonasera Lara, buonasera a tutti e un caro abbraccio anche a Sergio Sabbadini che ha già anticipato che ci conosciamo da quando non avevo questa barba bianca, per cui sono passati una trentina d'anni, da quando abbiamo avuto, diciamo, un passato di collaborazione insieme che si sta comunque anche rinnovando adesso ed è sempre un piacere, anche perché ho potuto visitare di persona la casa che ci ha appena dimostrato e devo dire una cosa, Sergio l'ha raccontata molto bene perché ovviamente è l'orgoglio, è il suo orgoglio quell'edificio lì, ma poterla vivere di persona e visitarla, devo dire che emana un calore, un'energia che veramente è difficile anche raccontare a parole, nonostante Sergio sia molto bravo. Quindi passiamo alla parte, diciamo così, più professionale rispetto a quella emozionale appena raccontata, che è appunto la mia presenza qui, quella in veste di presidente dell'Associazione Italiana Schermi e Membrane Traspiranti. Per chi ancora non ci conosce, ASMT è appunto un'associazione che racchiude una serie di aziende che si sono già da una quindicina d'anni accorpate, non accorpate, ma associate in questa associazione, sono aziende che sono produttori di schermi e di membrane traspiranti che lavorano sul territorio italiano. Siamo praticamente delle aziende che hanno deciso di, nonostante siamo dei concorrenti sul mercato, diciamo in tutto e per tutto, però di creare questa sinergia di collaborazione per sviluppare al meglio il mercato italiano degli schermi e delle membrane traspiranti, non per fare un cartello, diciamo così, di controllo dei prezzi, eccetera, come a volte capita, ma per creare un aspetto di comunicazione e sviluppo tecnico dei materiali che sono appunto questi elementi protettivi dell'edificio, che sono gli schermi e le membrane traspiranti, per svilupparli al meglio sul mercato italiano. Essendo questi prodotti di provenienza principalmente del centro-nord Europa in origine, ecco che abbiamo sentito la necessità di sviluppare appunto uno sviluppo tecnico dei prodotti, dei materiali, della ricerca delle materie prime per fare in modo che questi materiali siano adattabili anche a un clima mediterraneo, perché anche se parliamo che l'Italia è lunga e va dalle Alpi fino alla Sicilia, diciamo che tendenzialmente è un clima mediterraneo, dall'arco alpino in giù la situazione climatica è diversa che non dall'arco alpino in su, ed ecco che allora aziende come Rivega, Durken, Kloeber, Onduline, BMI, che è diciamo così, Elements, che è la formazione attuale, lavora in questo senso. Quindi, se vogliamo passare un po' più all'aspetto di cosa sono questi materiali, come dicevo prima, sono degli elementi protettivi delle strutture dell'edificio, nascono prevalentemente come membrane per le coperture, per i tetti, cioè degli elementi, quelli che,
tanti volgarmente chiamano la guaina, no? Adesso detto volgarmente nel senso che è un termine comune, non che guaina sia un termine dispregiativo, ma è un termine che rappresenta solo una funzione di questi materiali, quella di essere degli impermeabilizzanti, cioè di evitare che l'acqua piovana, che può attraverso delle infiltrazioni arrivare al di sotto del manto di copertura, a entrare nell'edificio o entrare nel pacchetto isolante o nella struttura, ecco che questo elemento fa da ombrello per impermeabilizzare l'edificio. Ma non è solo questo, perché è solo una delle funzioni. Questi materiali si suddividono, tra l'altro, in diverse tipologie. Parliamo di membrana impermeabile traspirante, che è quella appunto che fa da ombrello dell'edificio. Scusate che devo chiudere una chiamata. Quella che fa da ombrello dell'edificio, ma nella sua denominazione c'è impermeabile e traspirante. Cosa vuol dire? Che non ha solo il compito di impermeabilizzare la copertura, ma anche il compito di lasciarla traspirare, cioè evitare che dell'acqua entri dall'esterno, ma che anche ristagni dall'interno. Dobbiamo pensare che molta dell'acqua, che spesso dell'umidità che troviamo nelle nostre strutture, spesso la scambiamo come infiltrazione, ma tante volte è umidità interna, cioè il vapore che viene prodotto dalle persone quando abitano nell'edificio, che va a portarsi verso l'esterno e a fermarsi all'interno delle strutture, perché magari trova all'esterno un elemento impermeabilizzante che non traspira. Ecco che allora si forma dell'umidità all'interno delle strutture che crea questo ristagno e poi forma le varie formazioni di umidità, di condensa, di muffa, eccetera. Ecco che in un edificio come quello che abbiamo visto prima, dove ci ha spiegato Sergio Sabbadini l'utilizzo della terra cruda, della calce, della canapa, sono tutti elementi che hanno un compito molto importante in questa tematica, cioè quello di regolare l'umidità, capacità di assorbire un'alta quantità di umidità e di renderla, di fare come da polmone dell'edificio, oltre che essere anche elementi molto traspiranti. Ovviamente non tutti gli edifici sono costruiti in una maniera esemplare come quello che ha fatto Sergio, per cui spesso abbiamo degli edifici costruiti col classico laterizio, oppure con le strutture in legno, con strutture a telaio metalliche che poi vengono coibentate, con sistemi a secco. Ecco che allora lì c'è bisogno di sistemi che regolano il flusso di umidità. E qui componiamo il tutto con la membrana traspirante esterna e col freno, lo schermo freno a vapore sull'interno, cioè al di sotto dell'isolante di un tetto o all'interno di una parete, perché queste membrane all'inizio, come detto, sono originarie per la copertura, ma poi si sviluppano nel tempo e diventano anche elementi per la facciata ventilata o per le strutture a secco. Quindi all'interno dell'edificio vengono utilizzati dei freni al vapore che regolano il flusso del vapore all'interno della struttura per evitare un accumulo di umidità nei punti dove potrebbe condensare, mentre all'esterno, oltre all'impermeabilità, c'è anche la traspirazione. C'è una terza componente di questa famiglia che sono invece le barriere al vapore. Ecco che le barriere al vapore sono degli elementi da utilizzare sull'interno delle strutture, come chiamiamola, io la chiamo l'ultima spiaggia, quando ho delle strutture che totalmente non riescono a traspirare. Allora in qualche modo devo bloccare il flusso del vapore sull'interno per evitare che entri nella struttura dove poi non troverebbe capacità di sfogo. Ovviamente, attenzione, io metto un grandissimo segnale di pericolo quando si usano le barriere al vapore perché poi tutta l'umidità rimane in casa, per cui bisogna lavorare poi con degli impianti appositi per diminuire l'umidità, per fare ventilazione, per evitare il ristagno di umidità. Ovviamente qui parliamo di un aspetto tecnologico, di materiali che vanno a lavorare in situazioni magari diverse. Ovviamente io appoggio totalmente quello che ha fatto Sergio perché è un sistema naturale, un po', diciamo così,
non è bello usare la parola arcaica, ma l'elemento più vernacolare, diciamo così, da mettersi in casa per creare un ambiente totalmente autogestito dal punto di vista della regolazione dell'umidità. Penso di aver fatto un cappello Perfetto, generale. Claudio. No, hai fatto benissimo perché ci hai permesso un po' di approfondire anche tutta quella tematica che era legata al passaggio del vapore, alla traspirabilità poi di una struttura, di un pacchetto di involucro come quello poi che abbiamo visto nel progetto che è stato presentato dall'architetto Sabadini. Nell'edificio che abbiamo appena visto proprio, Sergio ha praticamente rifatto la copertura a fronte anche di questo ampliamento in sopraelevazione, una copertura che è fatta con un'ossatura lignea, quindi travi, tavolati, camera di ventilazione, eccetera. Allora, io ti vengo a chiedere adesso qual è la corretta posizione di membrane e di schermi in una stratigrafia, in una copertura, ad esempio, più nuova, proprio perché tu hai già parlato un po' dove devono andare questi schermi, queste membrane, ma ricordare la corretta effettivamente stratigrafia non fa mai male, anzi, credo che sia opportuno ricordarla. Esatto. Allora, per arrivare alla stratigrafia mi avvalgo anche di qualche approfondimento proprio sulle caratteristiche di questi materiali, perché vedremo che c'è una composizione. Stratigrafia significa proprio lavorare per strati, per cui, come dicevo prima, uno strato interno che ha determinate funzioni, uno strato centrale che è quello del pacchetto isolante e uno strato esterno che poi porta delle altre funzioni. Quindi, come dicevo prima, qui vediamo in queste slide quali sono le caratteristiche, no, che devono avere, per cui la tenuta all'acqua, ovviamente, l'impermeabilità, l'ombrello, vediamo lì quell'immagine di quella mamma e di quella bambina che si proteggono con una giacca, con un impermeabile. Ecco la funzione che riconosciamo come primaria di questi materiali. E questo è lo strato che sta fuori, a protezione dello strato esterno, cioè a protezione dell'isolante come strato esterno per evitare che entri l'acqua. Poi vediamo sotto un'immagine invece di una mongolfiera che rappresenta l'argomento della tenuta all'aria, cioè la mongolfiera, cioè le nostre case come una mongolfiera sono degli involucri di aria calda. Adesso parliamo specialmente di inverno, quando fuori fa freddo e noi riscaldiamo. Ecco che la nostra casa si riempie di aria calda, si scalda proprio come una mongolfiera. La mongolfiera ha bisogno di contenere quell'aria calda per volare, per fare in modo che ci sia questa differenza tra pressione interna ed esterna, e la pressione interna spinge la mongolfiera verso l'alto. Ovviamente quel telo deve essere totalmente ermetico, altrimenti l'aria calda uscirebbe e la mongolfiera non vola. Che differenza c'è tra la nostra casa e quella mongolfiera? C'è che la nostra casa deve contenere l'aria calda per non avere dispersioni, per evitare di usare energia per riscaldare la casa e poi questa energia non deve passare dagli spifferi. Per cui un freno a vapore, uno strato interno, un elemento sotto l'isolante o un intonaco interno devono avere questa funzione, tenere l'aria. Diversa che è la tenuta al vento. È la stessa identica funzione, ma il vento spinge da fuori. E la tenuta al vento chi la fa? Allora lo strato esterno, quello che è impermeabile all'acqua, deve anche evitare che entri il vento, che può essere freddo d'inverno o caldo d'estate, ad alterare le prestazioni termo e igrometriche di un pacchetto isolante. Ovviamente, vediamo nella parte di destra poi dell'edificio, dove abbiamo la caratteristica della regolazione del passaggio dell'umidità, quello che dicevo prima, fare in modo che l'umidità che si crea in casa, che spinge verso l'esterno attraverso un'energia che è quella che formiamo, come detto prima, in inverno, che spinge verso fuori, spinge anche l'umidità. E allora lì dobbiamo avere i due strati regolatori, freno a vapore sulla faccia interna dell'isolante, membrana traspirante sulla faccia esterna dell'isolante. Andiamo un po' a vedere, ecco qua, parlavamo di tipologie di copertura, no? Questo, ad esempio, io sto traendo queste informazioni dalle pagine della guida sugli schermi e le membrane traspiranti, uno strumento molto interessante per chi è collegato qui, progettisti o costruttori, perché dà tante
approfondisce queste nozioni e dà poi dei consigli di utilizzo, su cui si lavora prevalentemente sulla ristrutturazione. Ad esempio, un edificio come quello di Sergio poteva avere all'inizio un travi e listelli e una copertura di coppi o di tegole. Come andiamo poi a risanarla? Lasciamo magari una struttura esistente in travi, ci mettiamo un tavolato, mettiamo un'impermeabilizzazione, le tegole, lì facciamo solo impermeabilizzazione, qualora l'involucro sotto non fosse isolato. Se andiamo invece a isolarlo, cosa possiamo fare? Sopra quell'isolante andiamo a mettere un freno al vapore, andiamo a vederlo magari più nello specifico, quello strato rosso che vediamo è, vediamo se riesco a inquadrarlo, quello strato rosso che vediamo dove vi metto la freccetta è il freno al vapore, per cui eccolo qua, lo vediamo anche nella stratigrafia, l'elemento che evita che l'aria e il vapore, che l'aria possa uscire, ma che il vapore venga regolato e passi in maniera costante e controllata attraverso l'isolante, perché l'isolante non deve accumulare troppa umidità, altrimenti c'è il rischio di perdita delle prestazioni. L'isolante bagnato è come un maglione umido. Il maglione umido non tiene caldo, l'isolante bagnato non difende, diciamo così, non fa da isolante. Al di sopra poi c'è la parte, quella blu, quella azzurra, che la vediamo qui nella renderizzazione oppure qui nello schema 2D, che è la parte impermeabilizzante, qualora dovesse esserci una rottura sottotegola, una condensa interstiziale sottotegola o un qualsiasi passaggio di umidità, questo deve fare da ombrello e anche da traspirazione. Questo, diciamo, è il concetto generale di come va gestito un pacchetto di questo tipo. Perfetto, Claudio. Altra domanda che ti faccio riguarda invece poi l'involucro opaco verticale. Nel progetto dell'architetto Sabadini abbiamo visto che si è operato su una struttura esistente dell'involucro opaco, quindi una struttura massiva, rifinita tra l'altro con materiali naturali, terra cruda, calce, canapa, eccetera. Quindi io ti chiedo, come si integrano questi materiali naturali, scusa, i materiali, le schermi e le membrane che sono proposti dall'associazione in un sistema come questo? Quali sono le tipologie eventualmente di parete, in cui diventano utili? Abbiamo visto che c'è comunque una sopraelevazione, un ampliamento in legno in questo edificio. Sì, allora qui ovviamente ogni struttura e ogni tipologia di materiali impiegati hanno caratteristiche e funzioni diverse. Non è detto che in queste strutture debba sempre esserci il freno o la membrana. Ovviamente in un edificio come quello che abbiamo visto che ha recuperato Sergio, dove abbiamo una struttura massiva, per cui può essere un vecchio edificio di pietra, di mattone cotto, di mattone pieno, che viene poi rivestito con intonaci di calce, intonaci di terra cruda, intonaci di calce canapolo, come ha fatto Sergio, ecco che quella parete lì non ha bisogno del freno e della barriera a vapore, perché l'elemento impermeabilizzante esterno è l'intonaco esterno, che fa da tenuta all'acqua e da tenuta al vento. Sull'interno cosa abbiamo? Tutto quel bel rivestimento di terra cruda che fa da tenuta all'aria e che fa da gestione, come ho detto prima, dell'umidità, cioè crea un lavoro di traspirazione per far passare quell'umidità che c'è in eccesso attraverso un materiale più traspirante che è il vecchio muro, ma che fa anche con il suo spessore e con la sua grande capacità di accumulo, anche proprio da spugna, assorbe quell'umidità in eccesso che c'è nell'aria, regolando il tasso di umidità interna, rilasciandola invece nei periodi più secchi, dove c'è bisogno in casa, creando proprio un equilibrio. Ovviamente, come ho detto, questa è una tipologia di struttura che fa questo lavoro. Tante altre situazioni non lo permettono. E anche qui, riprendendo, diciamo, le pagine della guida di cui vi ho parlato prima, ci sono anche le pagine che parlano di come poter utilizzare o quali sono le situazioni dove andare a utilizzare questo tipo di materiali. Vediamo ad esempio nella parte iniziale un vecchio muro di mattone che si vuole andare a
efficientare, a ristrutturare e efficientare energeticamente. Ecco che abbiamo una prima soluzione, quella di coibentare internamente. Supponiamo che all'esterno non si possa lavorare o si possa solamente fare una rasatura perché non c'è possibilità di ampliare il volume esterno. Ecco che allora, lavorando internamente, c'è la necessità di fare un isolamento e allora lì lavorare o con, si può sempre lavorare con delle lastre in terra cruda oppure fare degli intonaci, degli isolanti intonacati in terra cruda, oppure un classico isolamento con materiale fibroso come le fibre di legno, come la lana di roccia, eccetera, lavora protette sull'interno con un freno a vapore prima di fare la classica lastra di cartongesso. Qui se lavoriamo sui materiali più, non dico tradizionali, sono quelli che ha usato Sergio, questi sono i materiali più, diciamo così, della normale utilizzo edile attuale. Un'altra situazione, sempre di lavorare all'interno con una camera, diciamo così, ventilata, cioè ventilata o non ventilata, cioè lasciando degli strati d'aria che aumentano anche la capacità di coibentazione, la possibilità di lavorare magari con dei freni a vapore che siano anche riflettenti per aumentare la riflessione del calore verso l'interno, oppure lavorare sull'esterno. Sull'esterno si può lavorare con un isolante intonacato, col classico sistema cappotto, oppure nel caso di utilizzo della membrana traspirante ce l'abbiamo quando l'isolante esterno è rivestito con una facciata ventilata. Allora lì dobbiamo proteggere l'isolante con la membrana come se fosse l'isolante di un tetto, quindi metto la membrana che è impermeabile all'acqua e traspirante al vapore, e poi ci faccio sopra la mia struttura di ventilazione. Un'altra ipotesi con la parete laterizio è sempre con una coibentazione, qui diciamo li vediamo un po' più ingranditi, gli schemi di cui abbiamo parlato poco fa. Come dicevi tu, Sergio ha fatto un rialzo poi con delle strutture in legno. Ecco che le strutture in legno hanno bisogno di una tenuta all'aria, una tenuta al vento, che possono essere date da materiali come pannelli USB, però in questo caso ovviamente per il minor utilizzo di colle, eccetera, non vengono utilizzati. Si possono lavorare dei pannelli strutturali in Ixlan con o senza colle, e a seconda della tipologia del materiale strutturale che si usa, può esserci il bisogno di utilizzare appunto un freno al vapore sullo strato interno e poi eventualmente anche qui una membrana traspirante per una facciata ventilata sul lato esterno. Diciamo che freni e membrane in questo caso lavorano sempre con i concetti di impermeabilità e tenuta al vento al di fuori, tenuta all'aria e regolazione del vapore sulla parte interiore. Qui possiamo lavorare quindi con le strutture in legno in Ixlan, a telaio, quindi svariate situazioni che adesso non vado ad approfondire perché altrimenti apriremmo un webinar sulle costruzioni in legno, oppure si possono lavorare con pareti a secco. Qui abbiamo visto con Sergio la ristrutturazione di una cascina a Milano. Ecco che oggi nella centro di Milano stiamo lavorando tantissimo con strutture a telaio, dove per rifare condomini, grattacieli o edifici sul centro di Milano non ci sono gli spazi per la cantierizzazione. Allora le strutture più utilizzate in questo momento sono o le strutture in legno o le strutture metalliche intelaiate in metallo, che poi vengono riempite con le strutture a secco. Ecco che le strutture a secco hanno bisogno quindi sempre della loro protezione interna, aria e vapore, protezione esterna, acqua e vento. Quindi diciamo, in base alla tipologia di lavoro che si va a fare, massiccia, leggera, in legno, in laterizio, in metallo, eccetera, si può lavorare, in alcuni casi si deve lavorare con i freni e le membrane per garantire che le prestazioni della struttura rimangano durabili e inalterate nel tempo. Spero di aver fatto la panoramica completa. Ottimo. Sì, assolutamente, perfetto. Io ti faccio un'ultima domanda, anche se tu all'inizio hai già detto qualcosa, ma io vorrei porre l'attenzione su due mondi diversi, tra virgolette, quelli dei materiali utilizzati da Sergio, che quindi materiali naturali, a pieno, possiamo
in linea con tutto quello che è l'edilizia ecologica, bioecologica, eccetera, e schermi e membrane traspiranti che sono comunque prodotti sintetici. Come interagiscono questi materiali tra di loro? Allora, Quindi questa è parliamo una bella domanda. dei requisiti un po' che hanno gli schermi e le membrane, insomma, questo volevo in pratica chiederti. Certo, no, qui diciamo, lavoriamo come abbiamo già ribadito un paio di volte su due situazioni contrapposte, ma che molto spesso devono interagire per portare a un risultato ottimale, cioè l'utilizzo di materiali che hanno una storia anche millenaria alle spalle, perché con la terra cruda si lavorava già da migliaia di anni, quando con Sergio ci sporcavamo le mani a fare i primi esperimenti dei mattoni crudi e degli intonaci in terra cruda, ancora parliamo dei primi anni 2000, ecco che andavamo a ricalcare il lavoro che veniva fatto ancora prima della nascita di Cristo, per dire, no? Mentre, ed è portato avanti perché, ed è stato riscoperto perché porta comunque delle situazioni, prima abbiamo parlato di umidità, ma parliamo anche di accumulo termico, parliamo anche di capacità di questi materiali di assorbire, catalizzare, ridurre le sostanze nocive che ci sono nell'aria, per cui purificatori di aria, per cui assolutamente sono materiali che hanno una storia e una potenzialità che secondo me anche nell'edilizia moderna possono trovare molte applicazioni. Ovviamente nell'edilizia moderna poi devono integrarsi con un qualcosa che la tecnologia ha portato avanti per portare altre situazioni. Nel caso di schermi e membrane traspiranti, e parliamo di materiali tecnologicamente innovativi che diventano la protezione dell'edificio. Cioè, se noi dobbiamo fare una copertura che deve essere protetta dall'esterno contro gli ingressi di acqua, gli ingressi di vento, ma anche resistere nel tempo a sbalzi di temperatura, temperature molto alte, esposizioni talvolta prolungate ai raggi UV durante le fasi di cantiere, ecco che lì non si può prescindere da materiali come questi. Ovviamente sono materiali di natura sintetica, provenienti dalla lavorazione del petrolio. Questo non ci possiamo nascondere. Ecco che l'importante è fare in modo che utilizziamo dei materiali che siano il meno impattanti possibile. Una frase che ha detto Sergio all'inizio molto importante è: non esiste la costruzione a impatto zero. La costruzione a impatto zero è quella che non si costruisce. E anche i materiali, qualsiasi materiale che io vado a mettere sul mercato, ha un impatto. Ovviamente è opportuno valutare di utilizzare il meno impatto possibile. Nel campo dell'impermeabilizzazione è impossibile non avere impatto. L'impermeabilizzazione più naturale che conosco è la carta trattata con olio, carta oleata, che però ci ho lavorato io per molti anni, ma non può avere delle durabilità nel tempo. Ecco che se io ho un elemento protettivo che non dura nel tempo, il mio edificio avrà un degrado molto più veloce. E quindi cosa vuol dire? Che nel tempo dovrò metterci mano prima e fare delle azioni ulteriormente impattanti in maniera molto più anticipata nel tempo, per cui devo lavorare con dei materiali che siano il meno impattanti possibili, ma che siano il più duraturi possibile. Ecco che qui allora entrano in gioco quelle che sono i controlli, i test e tutto quello che viene studiato intorno ai materiali e che poi viene riprodotto su determinate documentazioni. Le documentazioni di questi materiali sono ovviamente la certificazione CE, perché impone determinate regole e determinati test a questi materiali perché durino nel tempo. Queste certificazioni CE poi si sviluppano nella creazione di una DOP, un documento di prestazione del materiale che va a presentare tutta una serie anche qui di condizioni minime che deve rispettare questo materiale e poi la scheda tecnica che poi può riportare anche test e valori in più rispetto a quelli dettati dalle normative. Per
Per cui rispettare innanzitutto quello che dicono le norme europee, perché fanno già un grande lavoro di dettare quali sono i valori minimi da rispettare. Però ricordiamoci che sono sempre valori minimi. Si può fare sempre di più di quello che è il minimo che ti chiede una normativa. Per cui, come dicevo prima, lavorare presentando delle DOP, materiali che non hanno delle DOP in questo caso. È meglio lasciarli perdere perché vuol dire che non rispettano neanche i valori minimi dettati dalle norme europee. Adesso non entriamo troppo in come sono composti. Ecco che una scheda tecnica del prodotto, poi, oltre al rappresentare dei valori DOP, può presentare anche dei valori aggiuntivi di resistenza ai raggi UV, valori aggiuntivi di resistenza alle trazioni meccaniche, alla resistenza all'allungamento, alle forze meccaniche, valori aggiuntivi di tenuta all'impermeabilità dell'acqua rispetto alle norme minime, per cui è sempre utile affiancare a una DOP anche una scheda tecnica che può presentare valori aggiuntivi. E poi, stando nel minor impatto possibile, verificare che questi materiali rispettino i criteri ambientali minimi richiesti appunto dal Ministero dell'Ambiente. Attualmente, nell'ultima versione dei CAM, a cui abbiamo partecipato anche noi come ISMT nella scrittura dei criteri minimi che vanno rispettati, siccome è un materiale sintetico e che per avere una durabilità nel tempo non può, come altri materiali che stanno all'interno dei pacchetti, avere un contenuto di riciclato. Purtroppo questi materiali, se ci metti del riciclato, al momento non rispettano i criteri di durabilità. Si è allo studio per vedere di poter utilizzare del riciclato, ma ancora su questi materiali che vengono esposti all'esterno non è possibile. Quindi altri criteri che possano effettivamente dare dei criteri ambientali minimi sono quelli che debbano garantire la tenuta all'aria dell'involucro, per cui avere nelle proprie prestazioni tecniche le prestazioni di tenuta all'aria e di non avere emissioni nell'atmosfera, cioè specialmente per i materiali di utilizzo indoor, freni a vapore che si utilizzano per cui verso l'interno dove la gente abita, vive e respira, ecco che devono essere dotati di prestazioni di non emissività. Ecco che attraverso queste documentazioni presentate poi all'interno del fascicolo CAM che il progettista deve redare, ecco che questi materiali devono presentare queste caratteristiche. Caratteristiche. Ecco Perfetto che Claudio, ti ringrazio perché hai inquadrato bene anche tu alcune domande che poi ti farò perché ho visto che sono arrivate anche proprio parlando in questi ultimi momenti e hai stuzzicato un po' hai l'attenzione di stuzzicato chi ci anche sta Sergio che ti seguendo. farà delle Chiedo quindi domande. adesso. Ah, ottimo, allora io chiedo a Sergio di ricollegarsi in questo momento perché lasciamo spazio un po' alle risposte e alle domande che sono arrivate. Per cui Sergio, se riesci a ricollegarti anche a video, così ti vediamo. Volentieri. No, Claudio, come sempre, sei perfetto nell'esposizione. Ma Ecco. mi solleciti tante domande, te ne pongo due se mi è permesso. Vai La tranquillo. prima è proprio Prego. tornando dall'ultimo. Mi sentite? Sì. Ok, tornando Sì, dall'ultimo tutto a posto. tuo argomento dei CAM, mi chiedevo, ci sono già o c'è uno studio per giungere a materiali diciamo più ecocompatibili, ad esempio usare PLA, quindi polimeri da amidi altro rispetto a quelli petrolchimici? La prima domanda. La seconda è molto più complessa, ovvero anch'io ho avuto esperienze chiaramente di carte craft oleate o catramate, chiaramente la resistenza, ma anche in fase di posa, gli strappi e tutto quanto sono assai complicate. Però, e quindi sono anche io a utilizzare delle membrane idrorepellenti sotto le tegole e sotto la parte delle areazioni.
Ultimamente ho sentito due riflessioni su quello che è questo strato, ovvero innanzitutto mi hanno detto che stanno inserendo anche il calcolo delle tegole nel calcolo termico, anche se sta al di sopra della ventilazione, perché ha un suo effetto anche questo, sia in fase estiva che in fase invernale, sia quindi in fase negativa in estivo e in fase positiva in invernale, perché chiaramente il soleggiamento ha un suo effetto. La seconda è se esistono, cioè c'è il tema anche delle membrane riflettenti per l'estivo. Mi chiedevo se esistono già abbinate le membrane idrorepellenti, quindi per la tenuta all'acqua in caso di rottura di tegola, anche all'effetto riflettente per l'estivo. E poi ho sentito dire invece, e questo mi risulta molto strano, che le membrane riflettenti non solo stanno, diciamo, nel lato verso tegola, ma anche intermezzate all'isolamento, e questo mi faceva molto strano. Quindi sono una domanda più complessa e l'altra più facile. Diciamo che l'ultima domanda è una delle domande che erano state poste a Claudio, quindi proprio sulle membrane termoriflettenti. Allora partiamo da quella. Ovviamente sì, le membrane termoriflettenti ci sono, sia dal punto di vista di membrana traspirante, per cui rivolte verso l'esterno, che di schermo al vapore, per cui rivolte verso l'interno. La differenza qual è? Allora, una membrana traspirante utilizzata sopra un pacchetto isolante e quindi sotto lo strato di ventilazione prima della copertura fa in modo che l'irraggiamento che arriva dalla copertura, dalla tegola che si scalda durante le ore del giorno, crea un effetto refrattario per cui si riscalda e poi tende a emanare il calore di irraggiamento verso l'interno. Questa radiazione che va verso l'interno trova uno strato riflettente che la fa rimbalzare per circa l'80%. Quindi vuol dire che riesco a tirare via una gran parte di calore al mio pacchetto isolante, che può quindi lavorare anche in prestazioni estive in maniera più agevolata. Cioè, anziché trovarsi una camera di ventilazione d'estate può raggiungere anche i 60, 70, 80 gradi di temperatura. Diciamo sui 50-60 se è ben ventilata, supera i 60 se la ventilazione ha qualche difetto, diciamo così. Ecco che allora tirare via l'80% di quel calore vuol dire portare al materiale isolante una temperatura sui 30 gradi, supponiamo, che vuol dire tantissimo per le sue capacità. Poi ci sono isolanti che tendono a assorbire di più e a emanare di meno all'interno e altri invece che si fanno attraversare molto velocemente. Quindi la membrana riflettente fa da aiuto primario al materiale isolante che poi deve fare la sua funzione di attutire e spostare l'onda termica che va verso l'interno. Il fatto che funzioni questo lavoro di riflettenza è dato dal fatto che al di sopra questo materiale deve avere dell'aria libera, almeno 2 cm di strato di aria libera per poter fare l'effetto, chiamiamolo in maniera elementare, l'effetto specchio. Se io ci metto un materiale sopra, questo lavoro non funziona più. Per cui questa cosa che dicevi, Sergio, di avere un materiale riflettente intermezzato all'interno degli strati, la trovo molto strana perché non avrebbe la possibilità di riflettere, ma diventerebbe un elemento che trasmette tranquillamente il calore per un normale passaggio di calore da contatto e non ha più l'acqua. Sono d'accordissimo con te e quindi chiedevo la conferma semplicemente perché mi sembrava proprio contro il principio stesso. E quindi Certo. mi sottolinei che esistono membrane idrorepellenti che fanno anche l'effetto riflettente. Assolutamente sì. E quelle invece che vengono gli schermi riflettenti usati all'interno servono normalmente quando io devo schermare, diciamo così, proteggere il passaggio del vapore e fare la tenuta all'aria in una struttura tipo a cartongesso, chiamiamola così, una struttura secco, dove lasciando uno strato, questi famosi 2 cm di aria, trasferendo
tra il cartongesso o le lastre di rivestimento interne e il pacchetto coibente della parete, ecco che io ottengo un effetto, diciamo così, vantaggioso invernale. Cioè il calore che io creo in casa, che va a essere assorbito dallo strato di rivestimento e poi irradiato verso l'esterno, diciamo così, prima di arrivare alla struttura sottostante, trova un elemento riflettente che mi crea un cuscinetto, questi 2 cm di cuscinetto di aria calda. Quindi per mantenere un po' più di calore anche sulle superfici, nonostante io abbia delle strutture a secco, magari leggere, che tenderebbero invece a disperdere più velocemente. Ovviamente nulla a che fare con la qualità dell'accumulo del calore che può fare uno strato di qualche centimetro di terra cruda. Ottimo, e E poi c'era la sul domanda. futuro dei materiali. Ottimo. Sì, allora, un po' tutti i produttori sono in continua sperimentazione anche per trovare delle materie prime o delle materie di riciclo, delle materie di recupero e comunque alternative a quello che è il prodotto di sintesi, diciamo così. Al momento qualcosina c'è, però che non ha ancora portato i frutti necessari per l'utilizzo per la durabilità in esterni. Si sta lavorando ad esempio con degli schermi per l'utilizzo interno che hanno al loro interno una lamina di poliammide anziché i classici polietilene, polipropilene, poliuretani e sono i famosi schermi al vapore che hanno la variabilità della traspirazione, cioè questi strati di poliammide hanno la capacità di avere un cambiamento molecolare in funzione della quantità di umidità a cui vengono sottoposti. Quando c'è un accumulo di umidità maggiore, queste molecole, diciamo, si gonfiano e chiudono la porosità e diventano dei freni al vapore più chiusi. Quando comincia a esserci meno contatto di umidità, ecco che si rilassano, aprono le porosità e diventano più traspiranti, per cui invertono un po' la loro tendenza del passaggio del vapore. Però vengono al momento utilizzati solo per funzionalità interne, in controparete, in controsoffitto o come strato al di sotto dell'isolante, e mai posti come strato esterno protettivo, perché le durabilità agli agenti esterni ancora non hanno trovato soddisfazione nella loro utilità in funzione di durabilità nel tempo. Si sta continuamente studiando, ma ancora non abbiamo trovato la sostituzione di un prodotto durabile che possa sostituire i prodotti di sintesi sull'esterno. Mi sembra estremamente interessante non solo appunto il fatto che siano di origine di amidi e non petrolchimici, ma questa interazione che hai citato mi fa ricordare un sistema per le facciate ventilate interattive, che è quello che ho sempre auspicato di mettere nei miei edifici, attraverso delle cere che aprivano e chiudevano delle bocchette. E quindi mi chiedo come mai lo stesso sistema non è stato ancora inventato per la copertura, perché è un sistema che sostanzialmente può essere adattato anche a una superficie, diciamo, obliqua. Questo sarebbe una grande svolta perché le famose camere d'aria, no, che citavi tu, minimo 2 centimetri, io direi oltre i 4 centimetri per avere una buona camera d'aria, ma se fossero camera di ventilazione in estivo e camera d'aria in invernale, avremmo veramente un bel beneficio. L'interattività degli edifici, quindi avere degli edifici che interagiscono col clima in maniera poi, come dire, il meno domotico possibile, nel senso che poi quando è chiaro che andiamo a prendere gli edifici interattivi, se prendiamo l'Institut du Monde Arabe, ad esempio, Jean Nouvel a Parigi, con tutte le difficoltà poi di fare funzionare tutti i meccanismi dei motori di queste bellissime aperture e chiusure delle lunotte delle finestre, diventa complessa la gestione e l'economia della gestione. Invece con sistemi più
semplici e interattivi di materiali naturali o anche non, possono essere appunto cere, tra virgolette, anche sintetiche, però in questo caso arriverebbero a un'interattività che rende molto più interessante il comportamento di stagionale. D'altronde non siamo all'equatore e quindi dobbiamo pensare alle due stagioni. E poi mi fa pensare molto agli edifici molto dinamici di Calatrava, che ha sempre questi movimenti non finalizzati alle performance, ma più all'interattività delle pareti e così via. Però mi ha sempre affascinato, ecco, questo fattore. Mi è rimasta molto impressa, ad esempio, una bellissima immagine che l'architetto Paolo Rava, il nostro attuale presidente dell'ANAB, pone sempre quando fa vedere l'isolamento termico, no? Le piume di un uccello che in inverno si allargano, imprigionano l'aria e invece in estivo sono molto più aderenti una all'altra e quindi sono più per un clima estivo. Ecco, questa interazione che può avere un uccello, così come c'è stato nelle delle sperimentazioni, l'avevo visto in Germania a suo tempo, no? Che nelle pareti insufflo materiale isolante la notte e poi lo tolgo e di giorno ho un'alta performance di trasparenza dei vetri piuttosto che altro. Queste interazioni sono sempre abbastanza interessanti, se non si complicano troppo a livello di tecnologia. Grazie Sergio, anche per questa tua riflessione, anche per farci un po' riflettere su come potremmo sviluppare anche nuovi materiali, nuovi modi di progettare, nuovi modi di pensare le architetture che andiamo a costruire ex novo piuttosto che anche a riqualificare. Vorrei un attimo al tuo progetto, perché ci sono domande. Portale prima di andare a chiudere il webinar. Ti assegnerei il ruolo di relatore perché magari in questo modo forse riesci a rispondere in modo più adeguato in un certo senso. Perché la prima domanda che vorrei farti è questa: c'è un partecipante che vorrebbe capire meglio come è fatto il sottofondo che voi avete utilizzato, sottofondo a secco. Quindi capire un po' effettivamente come è stato fatto e capire anche se avete valutato, nonostante tutti naturalmente le analisi che avete fatto, un possibile calo anche del costipamento del materiale. Ecco. Sì, riprendo proprio queste immagini. Beh, intanto vorrei parlare di due sottofondi. Uno è quello Sì. del primo piano e secondo piano, che sono sottofondi invece con un metodo che è antico, ma ha ripreso a suo tempo Tolin come parchettista e altri parchettisti alloggi. È un sottofondo di sabbia secca, posata a secco, su quali sono degli strati, e poi viene fissato su questi strati il parquet, in questo caso nel mio caso Massello, e sostanzialmente diventa come se fosse un intero parquet flottante. Ecco, in questo caso riprendo un po' queste varie le sperimentazioni preliminari erano fatte per delle prove di carico. Sui 16 centimetri c'era un costipamento, quindi un abbassamento con un carico concentrato di 300 kg al metro quadrato. Oltre non si costipava millimetricamente di più, circa di 9 mm su questi 16 centimetri, che c'era 20 centimetri di isolamento, di cui, come vedete qua, 4 centimetri di foam glass per togliere l'umidità di risalita. Allora le stratigrafie erano diverse perché in alcuni casi ci trovavamo sotto un vespaio areato, cioè, a secondo delle stanze, diciamo, al piano terra, ci trovavamo delle stratigrafie esistenti diverse, quindi abbiamo lavorato in maniera differenziata. Ma sostanzialmente si fa la posa di un primo strato, quindi della metà di 8 centimetri, si batte con dei costipatori manuali per ottenere una prima costipazione, un primo costipamento. Poi si dà il secondo materiale, a questo punto non è più di 8 ma 9 per avere il centimetro in più, no? Di quello che
è l'abbassamento poi in fase finale, viene staggiato, vengono posati i pannelli e poi sul pannello c'è una compattazione con, in questo caso abbiamo fatto con questa attrezzatura fatta apposta che si chiama mille piedi. Dopo, a seguito della posa del secondo strato di pannello, io posso avvitare, fissare, graffare il parquet soprastante. Al piano terra, per scelte dei fratelli, è stato scelto un parquet di bambù, il piano primo e il piano secondo invece un rover massello maschiato. Ecco, questo è il dettaglio. Devo dire che noi abbiamo utilizzato innanzitutto un canapulo mineralizzato per renderlo meno appetibile ad aggressioni di insetti o altro, anche perché essendo a piano terra, anche se abbiamo messo il conglass e tutto quanto, le vecchie cascine chiaramente hanno molta umidità anche dalle murature, quindi il conglass in questo caso l'abbiamo risvoltato anche sulle pareti. E abbiamo visto nel tempo che poi si è avuto le asciugature dei materiali, diciamo, ci mettono anche degli anni per avere, cioè non degli anni, però un anno intero per avere una completa asciugatura. Questo abbiamo monitorato diciamo sulle pareti nei vari locali, chiaramente il piano terra ha aveva più tempo, ha necessitato di molto più tempo sulle asciugature. Mentre vabbè, il sottotetto, chiaramente essendo tutto un sistema secco, era già asciutto di per sé, tranne alcune malte utilizzate però principalmente da un sistema secco. Il primo piano invece ha avuto una media di asciugatura, il piano terra ha avuto più tempo di necessità di asciugatura. Il tema di utilizzare un canapulo mineralizzato è un tema interessante come precauzione perché è meno appetibile, poi essendo mineralizzato con calce è anche, si autodisinfetta perché come sappiamo la calce è sempre stata utilizzata storicamente per la sua alcalinicità come antibatterico, materiale antibatterico. Dall'altro però nella fase di posa che abbiamo sperimentato non c'era solo la questione delle come posarlo, quindi nelle varie stratigrafie ho detto l'abbiamo fatto in due strati, poi costipamento e tutto quanto, però c'è un difetto di questo materiale che è molto polveroso, vedete le mascherine non era perché eravamo in periodo di Covid, anche se eravamo appena prima del Covid, diciamo, ma erano utilizzate da noi soprattutto per la polvere che fa il canapulo mineralizzato, a differenza del canapulo non mineralizzato, che chiaramente non essendo stato trattato a calce è meno polveroso. Questo è un po' un limite che ci siamo detti post posa. Questa è una posa per avere che cosa? Un isolamento. Normalmente io fino a questo cantiere ho sempre fatto, invece, se volevo fare dei massetti dell'isolamento sotto, con la canapa facevo dei massetti in calcecanapolo. E qui ci siamo confrontati con altri esperti e tecnici di canapa e dicevamo, e in effetti c'era un ragionamento di un amico, Gilberto Marcella, su questo tema a cui ho dato ragione. Lui dice, se io creo un massetto, quindi a fresco poso un massetto, io avrò un massetto che ha sempre una debolezza, nel senso che è un massetto molto ricco di materiale elastico, che è l'aggregato vegetale, che è il canapulo, all'interno del stelo della canapa, con della calce, se usiamo della calce, che sia calce aerea o calce idraulica, un po' più di resistenza meccanica, però è comunque indebolito da questo aggregato vegetale che anche ha un suo grado di elasticità. E quindi non otterrò mai delle resistenze massima compressione. Invece con lo sfuso, il ritorno è elastico, è sempre interessante, e non cracca, cioè non spacca il legante perché è sfuso. E quindi una volta che l'ho ben distribuito, e questo è molto importante, ben distribuire, e che vedo qual è gli incarichi, diciamo, comuni a secondo delle tipologie, è chiaro che qua è un uso abitativo e non è un uso di un teatro o di altra natura.
il carico massimo sono quelli regolamentati, diciamo già dalle normative. Io vado a vedere questi carichi massimi, vedo il costipamento e lo riporto. Il costipamento poi rimane, diciamo, perché poi ho sempre dei carichi di mobili o altro che lo mantengo. L'altro aspetto di minima criticità è l'esatto livellamento di tutto il piano, perché anche se siamo stati molto accorti nella posa, il livellamento ha qualche millimetro di differenza da un lato all'altro, perché con la sabbia si calibra meglio, ma un massetto, diciamo, a umido è più facile da regolamentare la stagiatura a livello. Ottimo. Penso di aver dato un po' di Sì, approfondimento. assolutamente. Ti faccio un'ultima domanda, perché altrimenti andiamo a sforare troppo e poi vado a chiedere una cosa velocissima a Claudio. Un partecipante ti chiede quanto è durato il progetto, cioè dall'ideazione, progettazione alla co-costruzione, e a che punto del progetto sono stati ingaggiati, diciamo così, gli abitanti del co-housing. È una bella domanda. Il progetto è durato molto a lungo perché ha avuto diverse vicissitudini, cioè è partita la progettazione quando non avevamo ancora acquistato, cioè eravamo in fase tra il preliminare e il rogito grazie ai venditori che poi sono diventati i nostri vicini di casa. Perché c'erano delle questioni di aggiornamenti catastali o altro. Poi si è fermato, quindi abbiamo avuto diciamo un anno di progettazione, di permessi amministrativi e poi abbiamo avuto circa 9 mesi di primo cantiere al piano terra. Poi si è fermato a causa Covid, poi si è fermato a causa di un'interpretazione del qua è un capitolo diciamo vasto e increscioso sull'interpretazione delle regole dell'amministrazione pubblica e quindi siamo ritornati con i nuovi permessi proprio in fase di post-Covid, dove invece lì è durato pochissimo il cantiere, paradossalmente, cioè i due piani superiori, primo piano e secondo piano, pur essendo una ricostruzione, avendo optato per una soluzione in legno, in un mese tutto l'involucro era chiuso, poi abbiamo lavorato internamente. E quindi, diciamo, 4 mesi per il completamento, quindi ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 31 gennaio, al mio compleanno, sono entrato in casa. E prima 9 mesi come cantiere, come progetto è quello che ho detto, c'è stato tra progetto, permessi e così un anno, e più c'è stato l'intervallo dei mesi di chiusura di cantiere per Covid. L'azione, diciamo, dei partecipanti è stata molto differenziata. Ad esempio, mio fratello, che anche ha una sua ditta che era appaltatrice, nel senso che è Corrisoluzioni, è quella che ha fatto la progettazione e l'installazione del fotovoltaico e in abbinamento a un'altra società elettrica ha fatto anche l'impianto elettrico. Lui di fatto ha lavorato in cantiere fin dal primo giorno a tempo pieno. Io ho lavorato nella prima parte come progettista, coordinamento anche dei vari materiali e tutto quanto, quindi gestione, c'erano più appalti, quindi c'era da gestire anche la cantieristica in generale. E poi nella seconda parte, quindi post-Covid, ho finito un enorme cantiere, mi sono preso 4 mesi per me e abbiamo lavorato 12 ore al giorno a tambur battente, in quel caso sia io che mio fratello. In quei ultimi 4 mesi c'è stata una, diciamo, partecipazione sporadica in questo caso, anche se sempre molto utile, non tanto per la quantità di lavoro che è stata fatta, ma per il fatto di sentire proprio. Poi quando si abita, uno dice: ah, cavolo, quella parete l'avevo fatta una fatica, oppure quella ho scelto io la mescola, l'ho fatta io e me la sono personalizzata. C'è anche quell'effetto.
Quindi se io e Dario siamo avvezzi di cantiere, abituati al cantiere, formulare mescole nel mio caso e applicarle, e nel caso di Dario più nell'aspetto impiantistico, l'aspetto delle altre persone è stato importantissimo, soprattutto per una coscienza di quello che è stato fatto. Penso che in parte, perché poi ci sono stati degli appalti molto importanti, il gruppo LMD per la parte edile, Mebilegno, come dicevamo, il parchettista e così via, il fumista importante sul Camino Stufa, però questa partecipazione è importantissima. Cosa che in ultimo non ho detto, quasi tutti i miei cantieri sono oggetto di studio anche degli impatti dell'LCA, e quindi abbiamo delle tesi di laurea che hanno lavorato sul tema degli impatti, visto che uno dei temi è proprio questo. Oltre al fatto, invece, un altro aspetto importante sono anche che oggetto di visite attualmente, quindi è un cantiere interessante. Finisco con questa slide perché all'oggi il cantiere, soprattutto un cantiere di recupero, io devo sempre molto, il partecipare a un cantiere vuol dire relazionarsi con le persone umanamente e vedere le loro professionalità o non. Essere in cantiere tutto il tempo, uno si accorge quando ha da imparare il 100%, ha da criticare dei lavori e ha da fare soprattutto squadra insieme alle persone che ci sono. Le persone sono tante, quindi si parla di edifici con stampa 3D, ma sul recupero penso che prima di arrivare a robotizzare tutto, come è un po' tendenza giapponese, da noi il lato umano italiano è qualcosa di straordinario. E quindi avere da imparare e avere delle persone che si rendono fiere delle loro competenze è un aspetto che a me preme molto, per quello in ogni mia presentazione c'è sempre una presentazione di tutte le persone che hanno lavorato, a partire dai progettisti e tutte le maestranze. Perfetto, ti ringrazio. Ho ancora due domande, ma con risposta molto veloce. Però prima vorrei andare un attimo da Claudio, perché alcuni ti chiedono come è possibile scaricare la guida, per cui eventualmente se dai l'indicazione, poi eventualmente noi la ricordiamo successivamente anche come, però intanto se vuoi accennare, volentieri. Se mi dai la condivisione, faccio Sì. immediatamente vedere come si può, perché allora la guida è appunto uno strumento che abbiamo, è alla quinta edizione, sono già una dozzina d'anni che ci lavoriamo, questa è la quinta edizione che viene continuamente revisionata e aggiornata in base alle normative, allo sviluppo dei materiali, eccetera. Quindi sulla guida, adesso vi do alcune indicazioni, potete trovare informazioni sia sull'associazione che sull'ISMT, sulla guida, sul sito ismt.it. Se avete domande tecniche, abbiamo una mail apposita gestita dai tecnici delle aziende che si chiama appunto tecnico@ismt.it. E scusate, per scaricare la guida, sempre sul sito, già in home page, scrollando verso il basso, troverete questa sezione che è proprio scarica la guida agli SMT, e lì basta fare la registrazione, è un download gratuito praticamente, per cui trovate già tutto pronto. Perfetto Claudio, ti ringrazio. Due domande veloci, Sergio. Se puoi ripetere il nome della ditta che ha fatto in pratica la prefabbricazione in legno? Sì, Ecco, a questa è la. Bilegno. Ok, cos'è, tradate? Sì. Mi sembra. Se non è, sì, bevi l'acqua Sì. per chi è della zona in Marco pratica. Bevilacqua, suo Bevi fratello, l'acqua, ecco, eccetera. Alessandro Villa come tecnico col quale lavoriamo da Certo, tempo. certo. Ecco, giusto per chi è della zona, Sì, così loro può sono anche magari orientarsi specializzati nelle passive facilmente. house, quindi Certo, penso infatti. che il pubblico li conoscano per Sì, molti lavori che hanno sì, sì, sì. fatto. Infatti. E poi, ultima curiosità, il colore degli intonaci interni è naturale o è pigmentato?
assolutamente naturale, nel senso quell'incalcecanapulo che facevo vedere in foto è leggermente ambrato il colore, la calce essendo grassello è bianco puro, ma il canapulo conferisce nella sua, diciamo, maturazione con la malta questa ambratura molto molto particolare. Poi è chiaro che se uno fa l'effetto spugnato o l'amato cambia completamente la ricezione della luce. E devo dire che la calce, la sua bellezza è proprio quando la si stende a spatola liscia, perché dà una riflessione della luce molto particolare, è vibrante. Io spendo sempre molte parole sugli intonaci tradizionali a calce che abbiamo in Italia e che adesso si stanno deturpando, soprattutto con i cappotti e tutto quanto, mettono altre tipologie di intonaco, in cui stiamo perdendo un patrimonio di colore che non è la tonalità, ma è la vibrazione delle calci che dà come colore. Sergio, ti ringrazio. Allora, prima dei ringraziamenti però e dei saluti finali, io volevo coinvolgere chi è in pratica collegato in un sondaggio che credo si veda già. Eccolo qua, lo faccio avviare in questo momento in cui io vi chiedo appunto se volete rimanere aggiornati su ulteriori iniziative che praticamente Edicom proporrà appunto nelle prossime settimane, sia in presenza, online e quant'altro. Potete naturalmente rispondere sì o no a seconda appunto delle vostre preferenze. Lasciando tempo quindi per rispondere al sondaggio, io naturalmente voglio ringraziare in primis l'architetto Sabadini e Claudio Pichler, proprio per essere rimasti qua con noi, per aver dato vita a questo webinar molto, molto interessante che ci ha portato e ci ha permesso di esplorare campi conosciuti in passato, ma che dovremmo riprendere sempre di più per impattare il meno possibile. Degli ambienti di vita sani, poi alla fine, che questa è la cosa fondamentale. Ringrazio poi anche tutti coloro che sono rimasti collegati fino adesso, per cui per la vostra partecipazione. Io vi ricordo, anzi, personalmente, vi do appuntamento con il prossimo appuntamento di Azero Web Series. Tra 15 giorni rimaniamo in Lombardia, ma ci spostiamo di provincia, andiamo praticamente a Sondrio. Dopodiché, per chi eventualmente può essere più interessato, settimana prossima inizieranno poi anche la web series di Legno Architettura, quindi Legno Architettura Stories, in cui andremo a parlare di architettura in legno. Detto ciò, ancora un ringraziamento a tutti voi, quindi a te Sergio, a te Claudio, a tutti quelli che hanno partecipato, una buona serata e al prossimo evento. Grazie a te Lara. Grazie. Grazie Grazie, ciao Lara. Claudio. Ciao Sergio, ci Alla vediamo prossima presto. occasione insieme, che è stata una bellissima sorpresa. Pronto, Assolutamente. perfetto. Grazie a tutti, buona Arrivederci, serata. buonasera.